4x e-hybrid, insomma tutta l'elettrificazione secondo Jeep. Oggi siamo al Ciglione di Malpensa e con noi c'è Marco Pigozzi, Senior Brand Manager del marchio americano. Beh, è il modo migliore in off-road per celebrare una prima parte di 2022 da incorniciare. Sì Gianluca, grazie. Assolutamente, la prima parte del 2022 è un anno di grandi risultati per Jeep. Risultati che arrivano da un percorso di elettrificazione che è iniziato nel 2020 con l'introduzione di Renegade e The Compass 4xe e che poi abbiamo esteso durante l'anno 2021 su Wrangler, che è qui dietro di noi, per poi continuare nel percorso di elettrificazione di Jeep con i modelli e-hybrid a trazione anteriore, un ibrido leggero a 48 volt. Questo pacchetto di elettrificazione di Jeep è un pacchetto che nasce appunto con un punto strategico nel 2020, evolve fino a quest'anno e possiamo dire adesso, conclusa la prima parte del 2022, di aver ottenuto grandi risultati. Siamo al primo posto con Renegade nel segmento B-SUV come vetture elettrificate, quindi diciamo alla spina ricaricabili, quindi tra plug-in e elettriche, pure elettrico BEV al primo posto. Compass al primo posto nel segmento di riferimento C-SUV, Wrangler al terzo posto nel segmento di riferimento D-SUV, nonostante Wrangler sia ovviamente un prodotto particolare, se vogliamo definirlo, di nicchia. Questo ha portato Jeep ad avere nella prima metà del 2022 quasi il 20% di quota di mercato sulle vetture ricaricabili alla spina, appunto tra elettriche e plug-in hybrid, rispetto al già precedente risultato del 2021 di 10%, quindi abbiamo raddoppiato la quota sia nel 21 che nel 22 e siamo al primo posto nel mercato. Una vettura su 5 ricaricabile in Italia è una Jeep, quindi la nostra strategia sta pagando e siamo molto soddisfatti di questo. Hai parlato di un mercato di nicchia, quello del fuoristrada. I fuoristradisti puri hanno sempre un pensiero fisso, no? L'off-road deve essere fatto con un motore, con un endotermico, eppure voi siete riusciti a sdoganare anche questo passando oltre il muro e con l'ibrido alla spina appunto avete convinto anche una parte di mercato che era ancora diffidente. Sì, assolutamente. Beh, prima di tutto abbiamo voluto portare queste vetture qui perché bisogna andare sul terreno, sul campo e utilizzarle e divertirsi, quindi sfruttare i fatti per provare queste vetture. Il sistema 4xe che abbiamo lanciato su Renegade Compass e poi su Wrangler con un'impostazione specifica, perché Wrangler appunto essendo prodotto di nicchia e soprattutto molto molto performante, il nostro top di gamma dal punto di vista performance 4x4 è stato progettato con un layout specifico, ma tutte le versioni di Renegade Compass Trailhawk, di Wrangler 4xe sono prodotti che sono nati e concepiti per essere prima di tutto delle Jeep. Il 4xe è il 4x4 di Jeep, quindi abbiamo voluto mettere in campo tutto il know-how che abbiamo accumulato in 80 anni di storia di performance in fuoristrada e portarlo verso il futuro prossimo, attuale e il futuro prossimo, attraverso la tecnologia di elettrificazione con una performance che, se vogliamo, è ancora superiore rispetto alle versioni termiche di riferimento. Ibrido leggero, PHV, e poi nel 2023 abbiamo avuto un piccolissimo assaggio grazie a Carlos Tavares, arriverà finalmente anche la prima full electric. Sì, l'anno prossimo sarà l'anno in cui introdurremo la prima Jeep full electric, quindi ovviamente non vediamo l'ora di completare questo percorso verso l'elettrificazione che, come dicevo, è nato con il plug-in hybrid 4x4, è evoluto quest'anno a marzo 22 con l'e-hybrid, quindi un ibrido leggero, e adesso aspettiamo l'inizio dell'anno prossimo per andare su un full BEV, quindi una gamma Jeep con tutti i livelli di elettrificazione e, se posso aggiungere, con l'obiettivo di arrivare a 2025 con un modello full electric per ognuno dei segmenti coperti da Jeep. Beh, una panoramica completa sulla famiglia elettrificata di Jeep, non ci rimane altro che andare a sporcare un po' gli pneumatici e a divertirci un po'. Quindi in internet
l'utilizzo dell'elettronica lo sentiamo parecchio nelle funzioni. Sì, anche la risposta ambientale. Esatto. E adesso qui, mentre la forzeremo in questa piccola parte, ti rimetto il mod. Senti proprio la differenza di trasmissione anche con l'immediato. Vado. Senti? Subito la risposta. Quindi adesso, facendo un passo indietro, noi ci troviamo alla guida del Compass 4x con tecnologia plug-in hybrid, che insieme a Renegade e a Compass rappresenta al momento il massimo dell'espressione del fuoristrada elettrificato secondo Jeep. Sì, abbiamo due versioni, noi siamo sulla versione da 130 cavalli col termico più 60 cavalli con l'elettrico. E quindi sui saliscendi del crossodromo di Malpensa abbiamo l'ennesima dimostrazione di come anche l'off-road può essere divertente se elettrificato. Sì, esatto. Abbiamo un intervento elettrico direttamente sull'asse posteriore, però si bilancia bene con il lavoro del motore termico che è sull'asse inferiore. Infatti noi sentiamo come si combinano bene insieme, anche il cambio come lavora tra loro, sia forzando sull'acceleratore che meno. Infatti prova anche a dare una... Esatto, con un colpo più deciso diciamo che l'automatico non va direttamente in seconda, ma si bilancia e resta lì. Non hai quel cambio perché dover tornare indietro per delle seconde. Interessante poi anche il discorso che facciamo in precedenza sulle rampe, quando magari qualcuno non è abituato e tende subito a premere più a fondo sull'acceleratore. Beh, nel momento in cui abbiamo delle rampe così ripide, ti viene da lanciare la vettura per superare quello che è l'ostacolo. In realtà, fermandoci sopra, vediamo che sia in retromarcia che anche in direzione di marcia, la macchina ha un buon grip e resta tranquillamente incollata a questo terreno. Non abbiamo delle gomme particolari, abbiamo delle gomme stradali, quindi non adatte a questo tipo di terreno. Nonostante ciò, la macchina risponde benissimo che sono le sue qualità. Dato anche gomme sporche, perché prima ne abbiamo esatto per provare il grip ottimale. Esatto. Adesso su questa rampa qui proviamo a fermarci in mezzo. Anzi, guarda, fermati pure qui. Sentila con una modalità snow, che è una modalità che si utilizza per terreni con bassa aderenza. Quindi non è questo il caso. Però senti anche la macchina nel momento in cui è, come va a risettare sia sull'acceleratore che quant'altro. Poi mentre sei in marcia ritorno sempre al mud e senti la spinta ulteriore differente anche da questo qua. Vedi? È immediato subito anche il passaggio di risposta e... Sì, è tempestivo. Sì. Tempestivo e poi resta sempre piacevole, perché nonostante sia questo il percorso abbiamo un abitacolo che è molto, molto vivibile sempre. Non abbiamo cambi di volume a livello di voce. E soprattutto fosse per il selettore di modalità di guida, esatto. Il cambio è impercettibile, oltre al fatto che comunque la pressione e la risposta dell'acceleratore è evidente, ma lo switch, al di là della sensazione piena sul piede e sul pedale, è immediata. La nostra esperienza al volante in fuoristrada poi è proseguita anche con Wrangler 4x, Renegade 4x e infine Gladiator, la più grande della famiglia Jeep. Qui l'elettrificazione non è ancora arrivata con il prestazionale pick-up del marchio di Stellantis, che ha dimostrato tutte le sue capacità bilanciando al meglio le dimensioni e il passo importante, un elemento a cui far sempre attenzione, specialmente su un percorso misto come quello affrontato nei pressi di Malpensa. Che si tratti di 4x o ibrido leggero o hybrid, però la sensazione è sempre la stessa. Jeep è stata capace di trovare la giusta alchimia tra la necessità di evolvere e di perseguire la via della transizione verso la mobilità sostenibile e la volontà di rimanere fedele al proprio DNA, un risultato raggiunto grazie ad una tecnologia che guarda al futuro.